Ho la fortuna di avere due liste, oltre che quella del movimento, del quale faccio parte oramai da anni, anche di una lista civica che si ispira un po' ai valori del movimento. Ma io pubblicamente l'ho detto apertamente, l'ho scritto anche sui giornali, è apparso l'articolo, la notizia. Io purtroppo non condivido gli obiettivi, comunque la visione politica del sindaco uscente. E ho chiesto anche agli altri partiti di quella coalizione di staccarsi un po' da questa visione e hanno preferito andare via per un'altra strada e quindi io ho continuato per la mia strada, che è quella della coerenza, della correttezza e continuo a dire della credibilità. Transizione ecologica che da poco, da qualche anno, è entrata a far parte del nostro vocabolario, lo vediamo anche all'interno del governo centrale, quello nazionale, entrerà a far parte anche del comune di Francavilla al Mare. Ma certamente, mobilità sostenibile, ambiente, tutto ciò che è collegato a questa visione per raggiungere quell'obiettivo a medio termine 2030 con la riduzione del 55% delle emissioni, nel 2050 arrivare alla neutralità con l'azzeramento delle emissioni di gas serra, chiaramente sono un obiettivo nostro. D'altra parte, noi abbiamo cominciato già in questa legislatura passata che si sta concludendo, a introdurre misure come le comunità energetiche. C'è un progetto per far sì che comunque, bene o male, il lavoro possa tornare al centro di Francavilla al Mare. Allora, guardi, quando mi parla di lavoro tocca un tema molto sensibile. Nel nostro programma il lavoro è trasversale, nel senso che le potrei parlare di sociale, dove parliamo anche dell'incentivo alla realizzazione di RSA per anziani che portano lavoro, le potrei parlare di altri temi che riguardano il lavoro nello specifico, ma il Comune, nella sua limitata, competenza, deve dialogare con i centri per l'impiego. Noi per esempio abbiamo il reddito di cittadinanza. Quella è una misura che è in via diciamo, di rivoluzione e di risistemazione come normativa, ma dovrà portare all'immissione di tante persone nel lavoro.